Salve a tutti. Ma, il Griffin è davvero morto? Per rispondere a questa domanda guardatevi questo estratto preso da un video di risposta di un admin a un griffer che gli è sfasciato il server. Non hanno capito che in questo server non c'è la deficienza, e noi ripristiniamo tutto quanto come se non fosse successo nulla. Quindi Totten, cominciamo con il ripristino. Ho capito, però io non posso ripristinarlo se lui li ha tolti. Vabbè, magari togli quello che ha fatto negli ultimi minuti, così almeno... Io dico che credo che la casa era così. No, non penso che era così, Totten. Tu ripristina tutto, anche se dobbiamo fare un ripristino che di solito non facciamo. Almeno facciamo vedere a quei nabbi che hanno grippato qua perfetto, di come funziona. Dopo una risposta di simile livello voi penserete che il griffer si sia fatto pazzo risate, vero? E invece no. È fuggito a gambe levate levando il video da YouTube. Ma non preoccuparti. Abici Predator è tornato sul server per vendicarti. Per chi si fosse perso l'introduzione completa di questo video pubblicata su Dailymotion, vada a vedersela raggiungendola col link che ho messo in descrizione. Oltre alla intro, in descrizione troverete anche i due video pubblicati da Mr. Take, l'admin di questo server, contro il griffer che lo aveva griffato. Sono stato costretto a pubblicare il suddetto video introduttivo su un altro sito perché YouTube rompe le palle se qualcuno fa una parodia di un film famoso come ho fatto io, nonostante la cosa in Italia sia perfettamente legale e anche utilizzata da molti artisti famosi. Ovviamente però, se sei un pidellino che fa solo video per hobby, ti rompono i coglioni manco fossi un criminale. Abici, non distruggere le regole del server. Ma cosa dici, collega? Quella deve essere la prima cosa da fare. Io ti ripeto di non distruggerle, appena puoi vai a dargli un'occhiata, diciamo che sono state per così dire, aggiornate. Ok, va bene. Appena finisco di annacquare questo posto vado a vedere. Momento spam on. Per chi non lo conoscesse, attivamente è un ottimo griffer del nostro gruppo ed è l'unico che sono riuscito a contattare per questa griffata. Il suo canale lo trovate anch'esso in descrizione. In questa missione ha utilizzato l'alt graboid, ma ho saputo che da poco è diventato premium. Tanti auguri. Momento spam off. Grande attiva. Ottimo lavoro. Uno screen qui è d'obbligo. Oh che bello, non credo ai miei occhi. Lava. Grazie mille del regalo Mr. Tyke. E ora, visto che qui intorno non si fa vivo nessuno, e quindi deduco che la sorveglianza in questo server è penosa, iniziamo a fare sul serio. Accidenti, era un casino di tempo che non giocavo con le stringhe e la pietrificazione. Di questo villaggio non rimarrà nulla. E via con l'acqua. Questo server è formalmente un vanilla con tutto abilitato in quanto lo spawn è protetto fino al midollo, ma il resto delle costruzioni no. Il nostro caro Tyke infatti si è impegnato a ripristinare personalmente con l'altro suo amico ogni costruzione griffata. Che dire allora di farmi fare gli straordinari? Dato che la qualità dei ripristini molto probabilmente sarà quella che avete visto nell'anteprima, ci sarà da divertirsi. Alla fine del video e in descrizione trovate l'IP del server. Una costruzione di legno. Chissà se va a fuoco usando la lava. Non vedo l'ora di provare, le fiamme che radono inesorabili non le vedo da tempo. Fabbrica di cactus. Diventa cenere. Sono cazzi tua fra. Ma con chi cavolo ce l'ha quest'altro? Admin? Mauro King offende sul server. Bannalo. Gli screen ce li ho. Con chi parli? Con te fra. Cazzo, attivati, sei fatto beccare. Io? Sì sì. Dopo vediamo come ridi. MMM. Cazzo, attiva e fuori uso. Speriamo almeno che questa cosa prenda fuoco. Direi che le fiamme funzionano. È molto rilassante vedere il fuoco consumare il legno. Il secchio di lava ovviamente lo riprendo, tanto la lava già emessa dalla sorgente basterà per il lavoro. Ora occupiamoci dell'edificio più alto del villaggio con un'altra stringa pietrificante. Attiva, ma quel tipo ti conosceva per caso visto che ti chiamava per nome? Assolutamente no. Non so manco chi sia. Chissà come cavolo gli è uscito di chiamarmi fra. No, chissà che aveva per la testa. Dato che quando avevo fatto questa griffata non erano ancora uscite le shaders per Minecraft 1.7.4, sono stato costretto a farne a meno e a mettere solo una texture pack in HD.
Spero che il video vi piaccia comunque, ma non potevo ancora aspettare per dare una lezione a Mr. Tyke. Pietrificato il castello, andiamo a completare la colata di lava che stava iniziando attiva. Questo edificio è di legno, oltre che riempirsi di pietra brucerà da Dio. Bene. Ora l'acqua. Accidenti, che spettacolo. Freddo fuori e caldo dentro. Chissà come avrebbero preso i riflessi delle shaders su questa struttura lavata fuori e con le fiamme all'interno. Ah già. Manca ancora l'alberello al centro della piazza. La lava ci colerà sopra benissimo, divorandolo come una piovra. Bene. Non ci resta che aspettare l'arrivo della Domina. Quelazzo token. Vere, bella. Guardalo com'è felice di vederci. Mi piace la mia skin rubata, vero? Questo è lo spam. Come potete vedere è tutto protetto nel raggio di decine di blocchi. Griffi ancora un po'. Regalami dei soldi, dai. Come sempre vostra abitudine all'inizio con tutti i nuovi arrivati. Ti assicuro che i tuoi contanti sono stati utilissimi, ma se mi dai la credit va bene lo stesso. Sto ridendo a Crepapelle Maurking. Ridi? Davvero? Notifica del server. Token 98 abbannato da Boica 1. Motivo, se ti hanno il tuo problema non sussisterà attualmente. A me stranamente non ha detto nulla. L'ho fatta franca. Mi piace sempre di più questo server. Come già detto prima, se volete divertirvi a griffarlo pure voi, usate l'ID che vedete ora in sovraimpressione. Ecco. Quindi alla fine, dopo solo qualche ora che ho impiegato per cenare, è riuscito a beccarmi. Fammi indovinare. Plugin di LOL tipo BitBrother. Meno male che questo server è un vanilla, vabbè. Se volete griffare un bug kit facile facile, oltre che divertirvi un mondo con questo pseudo troll, questo è un server consigliatissimo. Se non altro le sue rosicate sono più originali dei soliti insulti in inglese. Arrivederci alla prossima.